7 luglio 1520. Cortés sconfigge gli Aztechi. La battaglia di Otumba costituisce lo scontro decisivo tra i conquistadores spagnoli di Hernán Cortés e le truppe azteche nel corso della guerra che porterà alla caduta dell'impero dei nativi. La spedizione è raggiunta a Tenochtitlan, la capitale, l'8 novembre 1519. La città-stato sorgeva sul lago Texcoco, nell'altipiano centrale del Messico. Dopo pochi giorni, Cortés e i suoi uomini rapirono l'imperatore Montezuma II e, nonostante una schiacciante inferiorità numerica, riuscirono a imporsi alla popolazione. La guerra sarebbe proseguita per altri 14 mesi, fino alla definitiva caduta di Tenochtitlan, i cui difensori furono decimati anche dalle malattie infettive degli assedianti. Il Messico, con le sue immense risorse di metalli preziosi, si trasformò nella Nueva Espagna, la più ricca colonia dell'impero allora guidato da Carlo V d'Asburgo, che premiò Cortés con la nomina a governatore.